il posto. Vado bene qua. Da che parte? Tu di qua. Ma tu perché c'hai il gelato? Io c'ho il gelato perché odio le cuffie. Ah, ok. Io ho il gelato perché odio le cuffie. Ma si fa pure l'intervista da solo. Io sono convinto. Me ne vado, me ne vado. Era solo perché... C'è questo con la scaccia zanzare che... Va bene, allora questa è la Twitter intervista, giusto? Sì, un po' intervista, un po' Twitter e un po' il pubblico ovviamente in sala. Perfetto, allora buon proseguimento. Io sono riuscito ad arrivare, ho fatto quello che dovevo, nonostante il Perugia abbia vinto, cioè per fortuna il Perugia abbia vinto, e tutta la folla fuori, le macchine, ce l'ho fatta. Vai. Cosa che ci interessa tantissimo. Fai, svolgi un ruolo sociale, vai a salutare quelli che sono ancora in fila fuori. Fanno entrare. Perfetto, perfetto. Va bene, grazie. Vi intrattengo per più di poi ricominciate da capo. Sì, facciamo due turni. Adesso facciamo il primo turno, poi entrano gli altri. Una volta l'abbiamo fatto. Veramente, con chi? Fabio Volo. Con Fabio Volo. Stai dicendo che il direttore è meno di Fabio Volo? Grazie. Perché ho rovinato l'ingresso, Enrico Ventana. Allora, buonasera. Primo incontro, credo, riusciamo a cominciare esattamente l'orario preciso, quindi sono contenta. Il prossimo no, perché prossimo ci saremo no, noi che... Anche perché ce lo siamo messo proprio come obiettivo di ritardare l'evento di Cruciani, quindi... Esatto. Io partirei con una cosa di cronaca, anche molto pesante. Con te voglio un commento di quello che è successo ieri all'Olimpico e delle polemiche che ci sono state sulla copertura giornalistica di quello che è successo. Non giudico mai i miei colleghi, prima cosa. Okay. La copertura giornalistica è sempre criticata, chi lavora in diretta è sempre criticato da chi da casa comodamente dice io avrei fatto meglio. Quindi mai fare questo tipo di critica, è molto facile guardare e vedere delle cose che uno che sta parlando magari non riesce a vedere perché gli stanno passando un foglietto, quindi attenzione sempre alle critiche troppo facili rispetto a quello che vedete nel lavoro giornalistico altrui, primo. Secondo, sono ben altre le critiche che vanno fatte, non ai giornalisti, le critiche vanno fatte innanzitutto alle autorità, ecco, che ieri hanno fatto il peggio possibile, nel senso che hanno dato plasticamente l'idea di uno Stato che non si fa rispettare, che non sa prendere le sue decisioni, che scende a patti, lasciamo perdere gli applausi, che scende a patti con i rappresentanti degli ultra delle tifoserie. Allora, in pochi secondi, primo, nessuno discute il pieno diritto dei tifosi di andare alle partite, di festeggiare, di fare il tifo per la squadra e da un punto di vista calcistico il Napoli ha meritato di vincere la partita. Quindi fuori dal discorso sportivo andiamo al discorso di ordine pubblico e soprattutto etico per quanto riguarda il ruolo delle autorità dello Stato. Non si può vedere in diretta, 8 milioni e mezzo di persone erano davanti al televisore, non si può vedere che rappresentanti dello Stato vanno a confabulare con un rappresentante degli ultra che peraltro sta dove non si dovrebbe stare, cioè a Cavalcioni, anche quello è strano, dove avete visto un signore che ha una maglietta con la scritta speciale libero, cioè che chiede la libertà di un uomo che ha ucciso un agente di polizia. Guarda, allora non si può pensare, è incredibile, non si può pensare che tutto questo avvenga davanti al Presidente del Senato, che è l'ex super procuratore antimafia, che è l'ex procuratore di Palermo e che non può non sapere chi è Speziale e chi era l'agente Raciti, perché tutto questo accadde fuori dal Cibali, lo stadio di Catania, prima o durante, adesso o dopo, non ricordo, un derby tra Catania e Palermo. E allora il Presidente del Senato, che poi si fa intervistare nell'intervallo della partita, dice ero tentato di andarmene, ecco, non è... ero tentato di andarmene, può dirlo uno spettatore degli spalti, non può dirlo il Presidente del Senato, che peraltro è lì per dare la coppa al vincitore. Tutto questo, vedere Grasso e Renzi insieme alle autorità sportive nella tribuna d'onore dello Stadio Olimpico, mentre succedeva tutto questo, ha dato un'idea di resa dello Stato. Ripeto, poi... Che avrebbero potuto fare però Grasso e Renzi? Che avrebbero potuto fare? Innanzitutto o si gioca la partita o non si gioca la partita. Non si va a trattare, cioè
lo Stato, che è accusato di fare la trattativa con la mafia, no? Lo Stato che sdegnosamente respinge questa accusa, poi si fa trovare in diretta televisiva su Rai 1 a mandare gente, servitori dello Stato, a chiedere a Jenny a Carogna se si può giocare la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. Ma cioè, questo bisogna fare, o si gioca una partita o non si gioca una partita, non si va a parlamentare con le tifoserie organizzate. Poi hanno per, io se fossi un tifoso del Napoli sarei stato sdegnato nel sapere che altri tifosi che stavano andando alla partita erano stati presi a revolverate da uno che poi si è scoperto peraltro era un esponente del tifo organizzato della Roma. Cioè, certo, posso capire soggettivamente l'arrabbiatura, il lutto e tutto quello che può passare nella sensibilità di tifosi, però non si va da Jenny a Carogna a chiedere scusa, ti spiace se diamo luogo alla finale della Coppa Italia? Cioè, siamo un paese che vanta di essere uno dei paesi del G8, la terza economia dell'Europa, la seconda industria dell'Europa, il paese di Beccaria. Beh, poi che cosa siamo? Il paese in cui si va a chiedere a Jenny la Carogna. Ah, lo faccio sulla dire a Arianna perché conosce la lingua. Traduco. Non si fa. Questo con molta chiarezza. Però questo porta a un'altra cosa che mi ha fatto arrabbiare ancora di più. Noi possiamo amare o non amare l'inno di Mameli, ma non si può vedere che un intero stadio fischia l'inno nazionale italiano durante la partita, la finale della Coppa Italia. Poi si arrivano due, che so, slovacchi, portoghesi, ugandesi, che con la loro squadra in trasferta a Roma fischiano l'inno italiano, dice scandalo, ci hanno fischiato l'inno. Ma come siamo noi che fischiamo l'inno di Mameli? Ti posso dire una cosa ancora più grave? Io ho saputo adesso che il sito Fanpage ha dovuto rimuovere un articolo che diceva più o meno le stesse critiche che hai detto tu qui sullo Stato, che è perché minacciati dai fan club del Napoli, dire la situazione qual è. I fan club del Napoli hanno soggettivamente, ripeto, il diritto di dire, primo, quello che hanno detto, che siamo stati, che era una situazione, vogliamo vedere voi come si sareste arrabbiati, tutto il diritto soggettivo. Io non ce l'ho neanche con Jenny a Carogna, non ce l'ho. Quello non è diventato ieri il capo del tifo organizzato dei Misfits, come diciamo così. Quello c'era già prima e ci sarà ancora a fare quello. E non è l'unico esponente, diciamo, che di cui si vede a occhio nudo, che non ha studiato a Oxford degli esponenti degli ultra, delle squadre di calcio. Tutte le squadre, le società di calcio tollerano che il tifo organizzato sia in mano a persone che evidentemente considerano il tifo organizzato come un'estensione agli anni 2000 di come erano purtroppo i gruppi paramilitari della fine del secolo scorso. Terribile. Ecco, perché questo sono organizzazioni che hanno tra loro un tipo di disciplina e anche di ricorso alla violenza che mal si concilia con quello che era il ricordo di una volta quando allo stadio ci andavano le famiglie. Io lo dico sempre, quando ero ragazzino a 12 anni andavo da solo allo stadio. Non manderei mai oggi un bambino di 12 anni allo stadio. Che cosa è cambiato? Due cose, ovviamente. Che il tifo si è fatto molto più sedentario, nel senso che le partite ti arrivano a casa col satellite, ovviamente. E l'altra cosa, che in realtà va di pari passo con questa, che i vuoti sono stati in realtà totalmente riempiti da un tifo organizzato che è molto feroce in alcuni casi, che spesso ha anche dei ritorni economici perché gestisce il merchandising ufficioso delle società, la circuitazione dei biglietti, l'organizzazione economica delle trasferte. Insomma, non è soltanto, come dire, un tifo un po' esuberante, è anche un suo business. E allora questi sono gli aspetti che ci riguardano tutti, perché poi ci sono leader politici che hanno costruito 30 voti in più con 100 dichiarazioni, che poi rischiano di screditarsi in una giornata, in una serata, davanti a 8 milioni e mezzo di spettatori e all'Italia intera, poi subito dopo, per aver fatto vedere che lo Stato balbetta di fronte a Jenny a Carogna. Non è possibile. Fine. Senti, alcuni colleghi, alcuni giornalisti hanno detto il calcio italiano è una vergogna da chiudere.
Sì, sono gli stessi che poi magari oggi sono andati a vedersi la partita. Cioè, i giornalisti amano le iperbole, no? Amano dire no, ma sì, chiudiamo. È una formula di populismo giornalistico. È una forma di spara la grossa, così prendi il titolo. Spara la grossa, così ti applaudono. Spara la grossa, così la spari più grossa di quell'altro e sei più popolare di lui. Cioè, il calcio evidentemente, vedo molti giovani, la gran parte di loro sarà appassionata sanamente di calcio. Mentre parliamo si sentono le trombette del festeggiamento più che legittimo dei tifosi del Perugia che è tornato in Serie B. Che cosa vogliamo dire? Aboliamo il calcio oggi, adesso. E a Torino ci sarà in strada tutta la popolazione, il popolo bianconero, perché la Juve ha rivinto lo scudetto. Che cosa gli dici? Aboliamo il calcio. Diciamo più semplicemente, uno Stato che si fa rispettare abolisce la satrapia del tifo degli ultra negli stadi. Allora dice, finisce il campionato adesso, bene, che viene, scudetto, retrocessione, eccetera. Poi ci sono i mondiali e nel frattempo si lavora tutti insieme perché dalla prossima stagione chi vuole può andare allo stadio senza paura di incontrare uno che è uno dei capi del tifo giallorosso che spara ai tifosi avversari mentre stanno andando allo stadio, o sulla balaustra lì che separa gli spalti dal campo, Jenny a Carogna, gli altri che ti dicono quando devi applaudire o se la partita si gioca o no. Allora ci vuole la cesura, ma è inutile dire il calcio è diventato una cosa, perché poi tutti questi qui si divideranno in coloro che sognano di andare a fare gli inviati ai mondiali in Brasile e quelli che ci andranno davvero, e si dimenticheranno le frasi fatte di oggi. Senti, io ho letto l'ultimo tuo articolo su Vanity Fair, tu dici l'Italicum di cui stiamo discutendo, molto probabilmente se Grillo vincerà significa arriverà secondo, no? Raggiungendo anche un 30%, si parla addirittura 28-30%, dici dell'Italicum ci dimenticheremo. Perché? Perché è stata tarata una legge su una forma anche di debolezza dei partiti, cioè la legge in base a come stanno i partiti. Io su questo ti faccio due domande. Sì. Una, nel tuo libro Passionaccia, racconti come voi giornalisti non vi siete accorti di quello che stava succedendo con Berlusconi quando lui poi ha deciso di impegnarsi in politica. È successo anche con Grillo? Certo che sta è successo. Sta succedendo anche con lui? Ma con lui sta succedendo nello stesso modo che accadde per Berlusconi. Non lo si vide e non lo si volle vedere e si criminalizzò chi lo auspicava. Posso fare una parentesi su certo. questo e ti chiedo un parere? Io ho visto delle strane convergenze in questo, cioè ho sentito Carlo De Benedetti dire che Grillo è un populista fascistello, Vauro ha fatto la vignetta in cui dice sento puzza il Movimento 5 Stelle di fascismo e Berlusconi poi, che lui è sempre più grande di tutti, ha detto Grillo è Hitler. È abbastanza pesante, no? Convergenze strane e abbastanza pesante. Beh, siccome sappiamo che nella scala del male dopo Hitler ci sono soltanto le creature sovrannaturali, il diavolo, evidentemente è chiaro che si sta criminalizzando il Movimento 5 Stelle. È chiaro che il Movimento 5 Stelle ha una forma di propaganda politica che dice noi siamo gli unici puri, gli altri sono corrotti, sono contro la gente, vogliono perpetuare la casta, eccetera eccetera. Hanno quindi una propaganda politica che si chiama una reazione altrettanto dura. Quotidianamente il blog di Grillo delegittima tutti gli avversari del Movimento 5 Stelle, quindi il gioco che si sta facendo è quello di delegittimare al massimo il Movimento 5 Stelle. Il problema di chi fa informazione, ecco, però, non è di dire chi è buono e chi è cattivo, esatto, chi ha diritto a entrare nel club dell'informazione e chi no. Questo è quello che io contesto alla gran parte dei miei colleghi direttori di giornale, che pregiudizialmente bloccano le notizie sul Movimento 5 Stelle o l'indagine che non sia negativa sul Movimento 5 Stelle. Con ciò, non rispondendo alla domanda più ovvia, perché un elettore su quattro tra quelli che l'anno scorso hanno espresso il voto ha votato per il Movimento 5 Stelle, tra cui la maggioranza relativa dei giovani elettori. Allora, se si fa così, si crea semplicemente un nuovo vittimismo, oltre a tutto il resto, che fa sì che il voto, che per me non va né bene né male, ma che va contro le intenzioni di coloro che stanno criminalizzando i 5 Stelle, perché ne fanno delle vittime di una campagna pregiudizialmente contraria che crea nuove simpatie e un voto, diciamo, catacombale di coloro che insieme
ai cristiani che vengono perseguitati, decidono di votare. È quello che mi ha detto Luigi Di Maio, che è stato qui al festival, ha detto: più ci dipingono così e più si crea la stessa dinamica con Berlusconi, per noi è un vantaggio, che è gravissimo, perché stiamo parlando di giornalisti, non di politica. Ma, no, ma questa è la questione. Chi è un giornalista? Chi è un giornale che non sia dichiaratamente di parte, che si può permettere di dire: parlo di quello perché sta bene a tavola e non parlo di quell'altro perché fa i rutti? Cioè, la questione è sempre la stessa. Non è Posso dire che c'è un elemento in più? Non è solo che non ne parlano, magari c'è anche un po' una distorsione a volte su una certa copertura giornalistica del movimento. Allora, la questione è la stessa del 94, o se vogliamo la stessa del 90 con la Lega, che è l'esempio più calzante. Quando io lavoravo alla RAI, vidi nascere il fenomeno della Lega, non se ne poteva parlare, e quando si parlava della Lega se ne parlava soltanto in termini negativi o di sprezzo assoluto, di disprezzo assoluto. Si diceva: questi non sanno parlare, vengono dalle valli bergamasche, e come se venire dalle valli bergamasche fosse negativo rispetto invece a quelli che stanno ai Parioli, dove stanno la gran parte dei giornalisti, no? Quartiere di Roma, no? Il quartiere alto di Roma. Questo sprezzo sociale, questo tentativo veramente di delegittimazione già antropologica, sortisce sempre l'effetto contrario. Se lo ha sortito per la Lega, che ha avuto il suo massimo storico quando era ostracizzata completamente dall'informazione, è servita a Berlusconi, che aveva già mezzi suoi, no? Ma che fu trattato a pernacchie quando fece la sua famosa discesa in campo, e vi assicuro, nell'informazione il 90% dei giornalisti era contro Berlusconi nel 94. Oggi vedrete, si otterrà lo stesso effetto con un'informazione che al 90% pregiudizialmente considera Grillo alla stregua di un invasore straniero. Per questa tua posizione Ferrara ha detto che c'è un increscioso caso Mentana. Diciamo che negli ultimi tempi è la cosa più carina che mi ha detto Ferrara, quindi da questo punto. Però qui bisogna stare molto attenti. Ci sarà sicuramente tra di voi gente che considera negativamente, molto negativamente, o addirittura come fonte di pericolo il Movimento 5 Stelle. Ma chi fa il giornalista ne deve parlare. Non è che deve dire, cioè, qui c'è stato Di Maio, difficile identificare Di Maio come un esponente di qualcosa che sia pericoloso, no? Sembrerà un po' professorino, un po' troppo sicuro di sé, tante cose, ma non puoi dire che è portatore di istanze che fanno a pugni con la democrazia. Anche perché non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, probabilmente quella carica antagonista nei confronti dei partiti tradizionali si sarebbe espressa attraverso veicoli più violenti, e di cui non abbiamo nessuna garanzia che sarebbero stati nel gioco democratico. Quindi da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, il ruolo del Movimento 5 Stelle va valutato con un po' più di intelligenza di analisi. E poi voglio dire, se il Movimento 5 Stelle, mettiamo, fa 25, 26, 27, 30%, e il PD è il primo partito, e così rispondo sull'articolo, è chiaro che se si andasse alla nuova legge elettorale, all'Italicum, ci sarebbe il ballottaggio tra questi due, e ci sarebbe quello che si chiama in termini politologici il rischio Parma. Ovvero quello che accadde a Parma quando il candidato del centrodestra, essendo stato bocciato al ballottaggio, andarono centrosinistra e Grillini, per fare dispetto al centrosinistra l'elettorato moderato votò per i Grillini, risultato Pizzarotti sindaco. Ovviamente è chiaro che cosa vuol dire tutto questo. Avete avuto qui Di Maio, l'alternativa sarà il ballottaggio: volete un governo Renzi o un governo Di Maio? Nessuno sa a quel punto come potrebbe andare a finire, perché la faccia presentabile dei Grillini è Di Maio, e non è detto che appunto non spacchi, come direbbero la Ciccone e Di Maio, che sono di Napoli tutte e due. Tu non voterai? Io non voterò. Oh, tu questa cosa che non voti insisti molto, lo dici spesso. Quando me lo chiedono non è che posso. No, lo dici sempre. Non me ne devo vergognare, certo. Però come se questa cosa che tu non voti potesse essere una specie di garanzia del fatto che tu sei una persona obiettiva, autonoma e imparziale. Non è così, no? Cioè non è il fatto che tu non voti, poi non ti è una garanzia anche per me. Cioè, nel senso che io ritengo che il prete non deve sembrare che non fa
che non compiati cioè, impuri, non li deve proprio compiere, deve essere al di sopra di ogni sospetto questa cosa, ma lo è per me, nel senso che io conosco troppo bene i politici da vicino, la politica da vicino, per pensare che ci sia uno che ha del tutto ragione e uno che ha del tutto torto, e devo essere in grado sempre, senza, figuratevi che mi rompono le scatole su Twitter perché uno dei miei quattro figli è stato candidato alle al consiglio di zona, come si chiama, le municipali di Roma l'anno scorso, in fondo alla lista, soltanto per riempire una lista, e passa per candidato alle europee. Ecco perché Mentana è filo renziano, perché il figlio è candidato col PD. Io primo non sono filo nessuno, ma secondo, mio figlio potrebbe essere di Casa Pound, potrebbe essere anarchico come fu il padre, potrebbe essere del Movimento 5 Stelle, berlusconiano, quello che gli vale, ma è mio figlio che ha 27 anni e che ha il diritto di avere le sue posizioni, e io ho il diritto di essere padre di uno che fa quello che gli pare senza che si dica ecco perché, no, un assunto sbagliato suffragato da una cosa che mette in mezzo una persona che non c'entra niente. Questo fa capire anche perché io voglio assolutamente che sia del tutto chiaro che chi fa il giornalista e dirige un giornale deve essere spassionato, non deve essere visto da nessuno dei soggetti, telespettatori o soggetti politici, come uno che sta da una parte. Che però non c'entra niente col voto, cioè uno può votare e avere una professionalità. Uno può, certo, può, uno può, certo, ovviamente non è che criminalizzo nessuno, e non ho mai detto a nessuno dei miei interlocutori, degli altri 59.999.000 italiani, non andate a votare, è più figo non andare a votare, così come un prete non dirà a un ragazzo non scopare, no? Ecco, è semplicemente questo, si può dire ragazzo. Senti, fa le trappole. Senti, ho sentito un'intervista di Bisignani che ha una idea sui giornali e gli editori in Italia che è molto simile alla tua. Tu nel libro dici, in realtà gli editori, l'hai detto anche diverse volte, in realtà gli editori in Italia usano i giornali non per fare giornalismo, ma come una forma di potere e di pressione sul potere politico. Tu l'hai subito, è ancora così? Guarda, io penso che gli editori, nessun editore è una dama di San Vincenzo, fa l'editore per un qualche motivo, per guadagnarci, ma siccome la gran parte dei giornali sono in perdita, per ottenere qualcos'altro, se no non si spiegherebbe perché le banche sono editori, i costruttori sono editori, le assicurazioni fanno gli editori, e tutto questo. Perché? Perché ovviamente c'è la possibilità di orientare, di condizionare, non si capisce perché un giornale come il Corriere della Sera ha la fila, come c'era qui stasera, di persone che vogliono entrare nel pacchetto azionario quando ci si smena economicamente. Evidentemente serve a qualcos'altro, ma la condizione perché questo sia davvero fruttuoso in termini di scambio è che i giornalisti siano disponibili. Ah, certo. Infatti tu dici e che... quindi nessun giornalista sarà mai alleviato dalle sue responsabilità da questo fatto che gli editori puri sono pochissimi. Dovevo dire non c'erano, poi per sorte il mio editore è davvero editore puro, nel senso che Cairo guadagna davvero solo sull'editoria, però chiudiamo questa, siccome ho avuto un altro editore che era Silvio Berlusconi, allora è un altro editore che era la RAI dei partiti, allora la questione è sempre la stessa, chi si fa pecora il lupo se lo magna, sempre e comunque, il giornalista è sempre nelle condizioni di non farsi mangiare la pasta asciutta. Sei spietato con i tuoi colleghi comunque, perché tu dici c'è un primo e un dopo Tangentopoli, prima era sudditanza, adesso è servilismo. Certo, o è convenienza. Perché prima di Tangentopoli c'era un sistema molto bloccato che bloccava anche l'informazione, in cui c'era, senza giustificare, una comprensione di come avveniva questo patto di sudditanza. Dopo Tangentopoli il giornalismo è stato liberato in quella breve stagione che sta tra l'arresto di Mario Chiesa e la vittoria di Berlusconi alle elezioni del 94. In quei due anni i giornalisti hanno potuto fare tutto quello che volevano. Chi è tornato ad allinearsi e a rannicchiarsi sotto la scrivania dell'editore lo ha fatto perché lo voleva fare o perché sentiva la nostalgia del collare. Hai parlato della RAI dei partiti, invece dovrebbe essere la RAI dei cittadini, no? Quindi ancora comunque c'è questa occupazione, si parla adesso dei tagli che Renzi e il governo hanno chiesto al servizio pubblico, sono 150 milioni di euro, e la vendita molto probabilmente di Rai Way, e quindi che potrebbe addirittura essere
un favore a Berlusconi. Che pensi di questo? Che pensi del servizio pubblico? Come lo vedresti tu il servizio pubblico? Servizio pubblico lo vedrei. Ci torneresti in Rai? Ma io a gennaio compio 60 anni, io ho finito, cioè io sono avanti, ho fatto quello che dovevo fare. Che cosa posso fare io di utile per la Rai in realtà? Il direttore di rete della 7. Il direttore? Della 7. Di utile la per la Rai, dici, sarebbe utile per la Rai. No, cioè, cosa posso fare a 60 anni? Allora, cosa posso fare per a 60 anni? Io so che sei in trattativa. No, io non sto trattando per niente. Io ho sempre concepito una cosa che consiglio a chi già fa il giornalista. Fate il lavoro che state facendo in questo momento, dove lo state facendo, come se fosse il vostro lavoro per sempre. Ho visto tanti miei colleghi che si sono rovinati perché appena promossi a un ruolo hanno cominciato a pensare alla promozione seguente, al ruolo seguente. Tu fai il giornalista perché ti piace questo lavoro, come lo stai facendo, e devi mettere tutta la passione. Per me è sempre stato così, quando facevo il redattore del TG1, quando poi sono andato a Canale 5, lì facevo il direttore, mi hanno chiesto di fondare un giornale, è il sogno di tutti i giornalisti. Lo faccio adesso alla 7, cioè questo è quello che io voglio fare a tempo indeterminato, davvero, non penso a cosa farò, io sto facendo questo e questo voglio fare, e questa è la mia vita, nessuno pensa a una vita ulteriore. Per quanto riguarda la Rai, Arianna, la Rai ha un problema di stratificazione dei suoi telegiornali, cioè il TG1 avrà 160 redattori, di cui... Da caporedattore in su saranno 60, 40, 50, non so quanti saranno. E il direttore pro tempore, che viene vissuto come una sorta di usurpatore, perché ci saranno almeno un'altra quindicina che o sono stati direttori o pensano di essere dei migliori direttori di lui in quel telegiornale. Inoltre ci sono le ere geologiche di quelli che hanno fatto fortuna col primo Berlusconi, quelli che hanno fatto fortuna con Prodi, quelli che hanno fatto fortuna con D'Alema, quelli che col nuovo Berlusconi, quelli col nuovo Prodi, e via dicendo. Poi ci sono i nuovi renziani, tutti questi, c'è in tutte le redazioni della RAI. Come fai a disboscare tutto? Come fai a dire ari mortis, come quindi si diceva, no? Liberi tutti, 1, 2, 3, liberi tutti. Cosa fai? Dice la gente, da oggi siete liberi, fate come volete. Oppure dici, licenziamo tutti. Ma chi ha il potere e l'arroganza per poterlo fare? E allora come fai a cambiare la RAI oggi? Se andati troppo avanti, quello che puoi fare gradualmente è di dire, la RAI intanto non fa più nessun riferimento al Parlamento. Da qui in poi, siccome ci sarà il ricambio, perché la gente va in pensione, quelli nuovi entreranno per concorso, i nuovi direttori sceglieranno le professionalità secondo percorsi diversi, puoi fare una progressiva bonifica dall'eccesso della politica, sapendo che non è che un giornalista che ha la tessera di un partito in tasca è per questo ipso facto un cattivo giornalista. Però un conto è essere un giornalista con una tessera in tasca in un ambiente professionale, la RAI, dove quello è un vantaggio. Un conto è esserlo in un ambiente aperto dove non è né un vantaggio né uno svantaggio, una caratterizzazione per uno che ha una passione politica molto determinata. Sono due cose diverse. Se la RAI si bonifica innanzitutto dalla testa, cioè non risponde più alla commissione parlamentare di vigilanza, che ancora all'attuale legge determina il board di controllo. Renzi potrebbe farla sta riforma. Renzi potrebbe farla sta riforma, ma io ancora... Cambiamo verso, no? Ecco, cambiamo, io ancora sta riforma non l'ho vista, non ho visto neanche l'anticamera di questa riforma. Tutti dicono, ma perché allora Gelli, il piano di rinascita nazionale, oppure si fa un favore a Berlusconi? Berlusconi farà presto tele casa di riposo a Cesano Boscone. Cioè, non possiamo sempre andare avanti pensando di fare un favore o un dispetto a Berlusconi. Oppure si può fare molto più semplicemente, si fa una legge per cui si vende una rete della RAI e contemporaneamente si vende una rete delle tre concessionarie che hanno il posto nei primi 10 numeri del telecomando, per intenderci, perché sennò uno vende la 5 o una, no? Sia la RAI sia Mediaset ormai hanno tantissime reti ulteriori, no? Uno dice non puoi avere più di due reti nei primi 10 tasti del telecomando, né la RAI né Mediaset, o qualcos'altro, ti vedi qualcosa che spariglia davvero, perché sennò il problema è sempre lo stesso, che io vedo dagli anni 80, non si può togliere nulla alla RAI perché sennò si favorisce Berlusconi, non si può togliere nulla a Berlusconi perché sennò si favorisce la RAI. E sono come
i due ubriachi che si sorreggono l'un con l'altro e continuano a bere. Senti, questo... A proposito... Tagliamo gli applausi così guadagniamo tempo. Ti voglio chiedere questo, perché io ho visto, non era previsto a me, ho visto un certo allineamento, no, di quasi tutti i giornali, la televisione, addirittura il Rai si dice il nostro presidente, riferito a Renzi, cose che avevamo visto con Berlusconi. C'è un certo allineamento. Io ti chiedo questo, secondo te, se Berlusconi fosse andato in Parlamento come Presidente del Consiglio, cioè fosse diventato Presidente del Consiglio senza passare per le elezioni, e avesse messo mano alle riforme costituzionali con un Parlamento eletto, con una legge incostituzionale, riconosciuta incostituzionale, come si sarebbero comportati i giornali, come hanno fatto con Renzi? Guarda, io ti dico solo una cosa. Renzi arriva dopo tutto quello che è successo e quindi viene vissuto da molti come un'ultima spiaggia, l'ultima chance. Per questo gli sono stati dati affidamenti, anche dall'informazione, anche psicologicamente, degli affidamenti amplissimi. A Renzi, è il caso di dire, si è perdonato di tutto. A Renzi si permette di tutto. Ma attenzione che poi il punto di passaggio dal tollerare tutto a non tollerare più niente è molto molto stretto. Ci sono stati degli anni in cui il massimo della satira in Italia era il bagaglino. C'è stato un giorno, un mese, un anno, non lo sappiamo, in cui improvvisamente si è detto che rottura di palle sto bagaglino, ed è passato totalmente di moda. Ci sono stati anni, non casuale adesso l'accostamento, in cui Andreotti era il leader più amato d'Italia. Da un anno all'altro Andreotti è diventato Satana, Belzebù. Cioè, attenzione, questo vale anche per Renzi, come è valso per Berlusconi. La luna di miele poi finisce. E dal giorno in cui finisce la luna di miele comincia una fase in cui l'opinione pubblica, la libera informazione, gli interessi costituiti si fanno molto più esigenti e non più disposti a tollerare niente. Ieri, andando lì all'Olimpico con la famiglia, Renzi si è avvicinato ulteriormente a quel punto. Perché il leader piacione che va con la famiglia ai grandi eventi in cui è sicuro di essere inquadrato, ricorda sempre più, no? La famiglia italiana, quella del Deplian, del libro elettorale di La storia italiana e di Berlusconi. I fatti devono tornare a far premio sull'immagine, perché in questo momento è molto sovraesposto sull'immagine e i fatti ancora non si vedono. E francamente i 10 milioni di italiani che avranno forse 80 euro il 27 maggio, poi il 27 giugno, e lì si spera per sempre. Fino alla fine del 2014. Ecco, sono 10 milioni. E gli italiani che non sono in quei 10 milioni sono altri 50 milioni. E hanno il rischio probabilmente di essere o disoccupati, o partite IVA, o tante di quelle figure che poi dicono: hai fatto tutto questo per chi? Perché? E a scapito di che cosa? E noi e io, psicologicamente no, in realtà vedo che ci ho guadagnato meno. Quindi attenzione, non basta dire io ho fatto l'operazione 80 euro, di cui poi, come vedi, si comincia a contestare la copertura. Quando si entra, quando tu rispondi ai tecnici del Senato, della Commissione Bilancio del Senato, che esprimono dubbi sulla copertura di quel decreto, che forse c'è anche il rosicamento... Io ho la maglietta coi gufi. Col gufo? E tu sei... Cioè, qui ci sono i renziani, stanno arrivando. I grifoni contro i gufi. Allora, quando tu dici che quelli hanno quei dubbi perché intignano per il fatto, perché sono arrabbiati per il fatto che forse tu sopprimi il Senato come assemblea elettiva, entri proprio in quel filone, i gufi, quelli che remano contro, eccetera. E non può essere, tutti quelli che esprimono dei dubbi non possono essere nelle categorie di coloro che ti remano contro. Ci può essere qualcuno in malafede, obiettiamo noi, che può esprimere dei dubbi, o anche sta per arrivare un decreto che cancella i dubbi? Ecco, attenzione a questo. Questo mi sento di dirlo sine ira et studio al Premier. Attenzione, tu hai avuto un capitale enorme di simpatie, di attese, perché arrivavi dopo quegli altri, sei il nuovo, sei diverso, eccetera, eccetera. Ma non basta atteggiarsi a diverso, non basta il sorriso diverso, ci vuole la sostanza. Bravissimo.
Nel tuo libro, il passionaccio quando l'hai scritto? 2000 ho scritto nell'anno in cui sono stato libero. Che ti invitammo qua, pensa. Ecco, nell'anno in cui, tu già, comunque... uscito traumaticamente da Mediaset, aspettavo nuova occupazione. E noi ti invitammo, pensa, no? Tu già parlavi con... Non potrò mai ricambiare, sarai sempre occupato. No, ti occupavi, cioè ne hai parlato nel libro della crisi del giornalismo tradizionale, di quello che stava succedendo, eccetera. Io l'altro giorno ho sentito una dichiarazione con Falonieri, che penso siete amici, no? Siete ancora amici? Amici è una cosa diversa. Insomma, su Facebook siete amici? Penso che, comunque, che per con Falonieri Facebook sia una sorta di cosa esotica. Ti chiedo che ne pensi. Lui ha detto, a me ha fatto tenerezza, lui ha detto che è incazzatissimo con Google, lui ha detto o noi Mediaset o Google, che cioè, mi fa ridere, no? Mi ruoto la terra, cioè, ovvio, non c'è paragone, però tu che pensi questa dichiarazione? Cioè, è una dichiarazione di chi è la dichiarazione di un uomo di 76 anni che evidentemente concepisce Google per quello che in parte è, cioè un motore che succhia anche la tua benzina. Che è il problema di YouTube, è il problema di tanto, perché tutto questo succhia il valore dei diritti, quello che si chiama il valore dei diritti, ovvero se l'immagine non è più di tua proprietà ed è di tutti, tu hai perso un valore nel tuo bilancio. È lo stesso problema che poi in generale porta ai rischi di crisi forte del giornalismo. Se il giornalismo non è più remunerato, perché le informazioni sono di tutti, come si pagano i giornalisti, come si pagano le imprese giornalistiche, come si pagano le aziende editoriali. Quindi il giornalismo lasciamo in crisi, perdere che a dirlo sia è il giornalismo con Falonieri in crisi per colpa di Google? Giornalismo in crisi per colpa di Google? Cioè c'è un Il giornalismo è in crisi per colpa o merito di Internet, come la musica ad esempio. Cioè chi paga per scaricare la musica? Sono modelli che cambiano però. Lascia perdere che cambiano. La musica costa. La musica costa. Se uno incide un brano, non lo fa solo per la gloria, no? Persino Mozart, Beethoven scrivevano per delle committenze e intascavano e incassavano. Il problema si pone, non è che siccome lo pongono i cattivoni delle aziende editoriali è un problema cattivo, è un problema che abbiamo, perché sennò non avremmo tanti giornalisti che rischiano il posto, non avremmo tanti giovani che non entrano nel mercato del giornalismo. Perché le aziende editoriali si comprimono sempre di più nei loro organici, perché mancano sempre di più i profitti, perché i giornali vendono sempre meno, i loro articoli vanno gratis su internet, la gente se li legge apparentemente gratis, in realtà paga la corrente, Non è proprio così, però non la voglio fare sta polemica, se non ricomincio con l'intervista di Mieli e... Non lo so, l'intervista di Mieli abbiamo toccato un po' gli stessi punti, se no non... qui mi chiedono da Twitter di chiederti cosa pensi degli editori che sottopagano i giovani freelance, o non li pagano. Cosa pensi dei? Degli editori? Guarda, chiedete a Mentana di esprimersi sulla vergogna di editori che sottopagano o non pagano giovani in Italia. È una vergogna. Ho dato la risposta che volevo. Senti, io ce n'ho una che ti devo fare, non è proprio, diciamo, elegantissima, però mi chiedono, su Facebook, potete chiedere come fa a fare quelle lunghissime dirette senza andare a pisciare? Testuale, eh? Non basta la schiena dritta per fare giornalisti. Senti, io ti volevo fare a proposito di Twitter questo match che c'è stato con Letta, che lui dice, e questo mi ha sorpreso, mi sono andata a fare un po' di ricerca, dice, Mentana, dice il TG La 7, dice cose non vere su di me come spesso accade, cioè era già accaduto. No, lui dice, la notizia che aveva dato Libero e che era finita in coda a un servizio in una nostra edizione, secondo cui il nuovo centrodestra vagheggiava, no, la possibilità di avere tra le sue file dopo le elezioni europee Enrico Letta, no? Il fatto di aver ospitato questa
notizia che era di Libero, in fondo a un articolo ha provocato le ire di Letta, che invece di dolersi più che legittimamente di una notizia che poteva smentire, però che per tutta quella giornata non aveva smentito, se n'è uscito rispondendo a un altro utente di Twitter dicendo è una notizia inventata, come spesso accade quando il telegiornale di Mentana parla di me. Ma io, no? Ho trovato un po' di cose che voi vi siete un po'... Semplicemente ho risposto nel telegiornale che sfido... Ce ne ho due. Sfido... ci sono due volte che abbiamo inventato le notizie, dici? No, inventato non lo so, però non erano vere. Ah no, un attimo, non erano vere, ci sono dei casi, uno dice è arrivata la notizia che è morto quello, poi quello non è morto, non è che ce la siamo inventata. Allora te lo dico, era tu devi trovare dei casi in cui noi abbiamo inventato, poi in buona fede a tutti può capitare di dare una notizia. Casi, ti dico due casi, uno era sui tagli alla sanità e non erano veri, e li ha smentiti dopo poco Letta, e l'altro era... I tagli alla sanità? I tagli alla sanità della sua... Ma quelle sono delle anticipazioni che vengono da fonti. Io te li dico, poi dimmi noi se citiamo sempre la fonte. Dopo hai detto che la Merkel non si era filata per niente Letta. Cioè, inventare notizie. Cos'è? Se uno dice è la Merkel spesso che non o a volte nel mio... Scusa, Arianna. No, spesso a volte nei miei confronti quel giornale è stato impreciso. Io ci sto, può darsi che sia successo involontariamente. Inventare è un'altra cosa. Certo. Inventare... vuol dire la malafede, vuol dire la volontà di deturpare l'immagine di quel politico, e questo non se lo può permettere neanche uno che è stato Presidente del Consiglio, non se lo può permettere nessuno, a meno che non citi i fatti. Allora in quel caso io ho messo sul tavolo le mie dimissioni, ho dato un mese a Enrico Letta, un mese che tra poco scade peraltro, entro il quale deve esibire la prova che almeno una volta in 4 anni di mia direzione il TG della 7 si è inventata una notizia, una volta. Se lo trova io mi dimetto, tra l'altro con gioia spero di qualcuno. Se non lo trovo faccia lui quello che deve fare, non si può dimettere perché è già stato costretto alle dimissioni da Renzi, forse potrebbe scegliere di far dimettere Renzi. Lo farebbe a prescindere, secondo me. Sì. Su questo tra l'altro tu hai chiesto scusa in qualche modo per come hai coperto a suo tempo il caso di Bella. Come no, il caso di Bella è un'altra cosa, ma anche lì l'attività giornalistica, l'esperienza giornalistica insegnano a non commettere due volte gli stessi errori. È proprio per questo che io mi arrabbio molto quando si dice inventate o siete azzardati. No, io ho avuto la fortuna di iniziare presto a fare il giornalista televisivo, sono entrato al TG1 nel febbraio di 34 anni fa, non so, cioè la gran parte di chi mi sta davanti non era nato, e ovviamente ho fatto errori e ho cercato sempre di fare tesoro di questa esperienza, anche in negativo. Errori miei, errori di altri, ho capito cosa non andava fatto, cosa nella televisione è ridondante, è sbagliato, è colposo, nel senso che senza volerlo fa del male a qualcuno. Tante volte noi diciamo il giovane che è stato fermato, Pasquale Esposito, ma perché dobbiamo dare quel nome? Perché lo dobbiamo dare in ogni caso? No? Tanto per dire... Spesso diamo delle notizie per essere prima a darli, questo o quel giornale, su una cosa che poi viene disattesa. Che c'è da ridere? No, che ti stanno rispondendo sulla questione del web. Qual ma è? Dove vivi, dicono? Non conosci Spotify, ma per questo non la volevo fare questa polemica, andiamo su altro. Ma io conosco bene tutto. Ma io tra l'altro Luca Conti è lì, hai capito? Però ti fai Luca Conti sarà anche lì, possiamo anche aggiungere un dorato, chi se ne frega. Però la questione... sei permaloso, non va bene. Ma non sono permaloso per niente, però quello che dico è un'altra cosa. La questione che io so è che ci sono tanti giornalisti al Corriere della Sera, a Repubblica, che non sono gli ultimi giornali del paese, che sono stati prepensionati perché quelle aziende editoriali hanno i conti in rosso, e hanno i conti in rosso perché vendono meno giornali. Perché vendono meno giornali? Perché non sanno seguire il cambiamento, non lo sanno affrontare. Ma chi è che lo sa seguire? Ma ce ne sono milioni. No, chi lo sa seguire? Ma ci sono modelli. Chi lo sa seguire? Allora ti dico il Guardian. Ma il Guardian, scusate ragazzi, cioè è bellissimo dire queste cose, il Guardian. Il Guardian però è un giornale di lingua anglosassone che sfonda anche nel mercato americano, cioè ha una potenziale di 3 miliardi di lettori. I giornali italiani, che sono scritti in italiano, hanno un bacino totale di
60 milioni di persone, se li leggessero anche gli analfabeti, i neonati, eccetera, eccetera. Sono cose diverse, parliamo di unità di grandezze diverse. Cioè la questione... Posso dirti che secondo me la crisi dei giornali italiani ha la sua specificità, che la crisi dei giornali... Cioè ti parla uno che ha un'azienda, un'aziendina, il suo telegiornale in attivo, quindi non te lo dico per difendere una categoria, però noi dobbiamo essere molto chiari, se nessun giovane in un anno solare viene assunto... Qualche motivo ci sarà, congiura secondo... di tutti gli editori. C'è un problema che forse ci sarà, però io non riesco a capire. Ma può esserci un problema di reputazione, credibilità e qualità dei giornali? Ma anche. Che quest'anno, cioè, da quest'anno? No, infatti, allora... ma ragazzi, ma questi sono andati avanti anche con i contributi pubblici da anni. Benissimo, togliamoli tutti, togliamo tutti i contributi pubblici. Ecco, una domanda che ti avrei fatto. Io sono per togliere tutti i contributi pubblici, questo però inguaierà ancora di più i conti delle aziende editoriali. Non è che... Allora, o diciamo che con i soldi che non diamo più agli editori creiamo un fondo per nuove iniziative editoriali e facciamo crescere dei giornali giovani, ma poi non rischiano di fare la fine delle cooperative giovanili nel mezzogiorno. Cioè il problema si pone a me... È ovvio, tra Google e scegli tu che cosa di iniziative sul web in paratice italiane dei grandi gruppi Mediaset o RCS o Repubblica, è ovvio che scelgo Google, ma non è questa la questione. Ma scusa, ma è colpa di Google se il Corriere della Sera fa un restyling del sito e perde il 40% netto di colpo dei lettori? No, ha fatto un errore. Fatemi un applauso, scusatemi. No, un attimo. Ma non è che prima, quando c'era quel 40% in più, aveva i conti a posto. Cioè, ragazzi, non illudiamoci sempre che ci siano queste cose. Noi, il nemico del giornalista, deve essere anche la retorica. È troppo facile dire perché il destino, i cattivi, eccetera. C'è una questione di fondo che riguarda Le Monde come Liberation, come il Corriere della Sera, come Repubblica. I giornali si vendono perché la forma giornale non è più adeguata alle nuove generazioni. Nessun giovane, io a volte mi incanto la mattina davanti alle edicole perché non vedo arrivare nessuno più giovane di me a comprare un giornale. Questo è molto chiaro, è un discorso molto chiaro. Però non esiste nessuno al mondo che ha trovato il modo di rendere profittevole e redditizio il consumo di informazione sul web. Questo è il problema di fondo. E allora diciamo che i giornali sono per vecchi e ogni giorno muore quindi un vecchio e ogni giorno muore un lettore dei giornali. Però non nasce un nuovo lettore di informazione attraverso il web che remunera il web. E questa è la questione di fondo. Siamo tutti alla ricerca di questi modelli. Noi possiamo dire quello che vogliamo. Faccio una domanda da Twitter. Ti chiedono se seguirai la chiusura della campagna al Movimento 5 Stelle a Piazza San Giovanni o lo ignorerai come tutti, come molti. Secondo me non la ignorerà nessuno, come ovvio, no? È l'ultimo giorno della campagna elettorale e tutti faranno servizi, collegamenti, eccetera, a seconda della tipologia di canale informativo che hanno, se scritto, web o televisivo, e tutti faranno vedere quello, faranno vedere la chiusura di Renzi, mettiamo a Firenze, quella di Berlusconi, mettiamo a Cesano Boscone. È ovvio che ci saranno, no? Ci sarà il giorno della chiusura, ma perché ci deve essere sempre il vittimismo, allora nessuno segue il Movimento 5 Stelle? Oh. Cioè, mentre tra mezz'ora c'è un'intervista in diretta di Grillo su Sky, no? Sì. Ecco. Senti, veniamo al... E anche Grillo che deve spiegare perché adesso improvvisamente la televisione non è più... O no? Beh, Grillo ha fatto un uso scientifico di questa dinamica, giornalista. Quando Grillo andrà da Vespa... Ci va? Chi avrà fatto il più tratto di strada? Vespa verso Grillo o Grillo verso Vespa? Me la stai chiedendo a me? Sì. Che fa? Si inverte? No, ma rispondi veloce. No, scherzo. No, senti, veniamo un attimo al punto della mia intervista, poi vi lascio anche un po' a voi, tanto un po' su Twitter l'abbiamo fatta. In realtà uno dei miei obiettivi era anche riportarti su Twitter. Cioè, tu ti sei incazzato a un certo punto perché ti trollavano un po', no? Perché sei permaloso, hanno trollato tutti, non solo voi, poi sei andato da Fazio a lamentarti, su Twitter mi trollano... No, e te ne sei andato, chiuso la porta e te ne sei andato. In realtà mi mandate il tweet in cui chiedono a lui di tornare. Chi è? In realtà, tu? No, Twitter, Arianna Ciccone, Enrico Toni. Manipolo il web, manipolo il mondo di Arianna.
No, però in realtà secondo me te la sei presa un po' troppo. Ma non è per quello, cioè, come uno dice, mi vuoi spiegare cosa ho fatto? Ma l'ho fatto io. Non me ne sono andato per quello, me ne sono andato, ho preso lo spunto dal eccolo, eccolo qui. Eccolo, guarda che bellina, guarda che c'è una che dice, Chicco, torna, dai, non ti facciamo niente. Sì, ma è proprio questo il problema, che non mi fate niente. No, dai. Allora, qui lo dico, cioè, non è così. Cioè, io me ne sono andato da Twitter e avevo... un rapporto, non sto a dire, avevo X followers, avevo un rapporto con tanti, più di tutti i miei colleghi, quindi mi ci ero impegnato evidentemente, anche cioè se non se è, ci sono dei colleghi che dicono, no, è morto il Papa, no? Perché il giornale, cioè, poi linkano con il loro articolo. Lo usano come spam. Oppure ci sono i giornalisti che dicono, oggi ho detto la mia su questo, no? Sì, sì, sì. I più fighi dicono my view, sì, sì. E linkano quello. Oppure dicono, domani sarò a Viterbo a presentare il mio libro. Oppure quelli dicono, sei stato figo col tuo articolo oggi. Cioè parlano tra giornalisti. Allora questo è il circoletto. Ecco, è il circoletto. A me di fare la confraternita non me ne frega un piffero. Sono uno che ha la fortuna tutti i giorni di poter dire la sua in televisione, che ha la sfortuna di dire tutti i giorni la sua per radio, che scrive articoli, che quando vuole posta su Facebook la sua opinione. Ma perché devo passare 3-4 ore al giorno a pensare cosa dire, scrivere o rispondere a qualcuno? E col fatto che se hai X centinaia di migliaia di followers devi rispondere ogni tanto a qualcuno di questi. No, no, non è obbligatorio. Ma perché, no, io perché lo devo fare? Poi con l'aggiunta, se vuoi, del fatto che su Twitter davvero uno vale uno, no? Cioè arriva uno che si chiama WizardX96 che dice sei una testa di cazzo. Ma allora vai, che dialogo vuoi avere? Ma perché io ci devo stare? Vabbè, ma su Facebook non ti succede? No, ma... io li ho visti i commenti, è qualcuno che sta di cazzo. No, rispondi, no, ma rispondi, tu dici torna su Twitter. Perché torna. Devo tornare su Twitter? Sta casa aspetta te. Ecco, perché? Beh, perché secondo me è un ambiente dove possiamo confrontarci e non solo, partecipare alle notizie, contribuire alla partecipazione al processo della notizia. Secondo me, tu che hai questo tipo di apertura e anche la 7... Ma io tutti i giorni controllo Twitter. Vabbè, no, a tutte ma le guarda... ore controllo Twitter. Ma perché devo stare io su Twitter? No, è vero. Quale dei miei colleghi sta guarda, su Twitter? Guarda, ci sono diversi modi di stare su Twitter. C'è qualcuno che ci sta facendo finta di non esserci e poi ci osserva. Paolo Mieli, per esempio, c'ha 20 following, credo. Però non twitta mai, solo che osserva. Insomma, ognuno ha il suo stile. Certo. Diciamo che ci piacerebbe perché ci sei... Cioè, ho capito, ma io non sono uno che fa... Però era un po' uno scherzo, no? Di... No, però torna quello che voglio dire... Innanzitutto non capisco perché uno debba stare su Twitter se sta su Facebook. Perché sono due cose, sono due ambienti diversi. È Twitter sei old, sei old. Sono due ambienti diversi. Sono due, e che ambienti? Cioè? Per il giornalismo e per il giornalismo ecco, sono allora, diversi. Mettiamo che ci sia qui uno che sta su Facebook, io ad esempio. Perché, cosa sono, un cittadino di serie B? Senti, tu... Dei social network? No, no me lo devi spiegare. Io sono sia su Facebook che su Twitter e li uso in modo diversi. Vedo però su Facebook, per esempio, tu lo usi anche per fare una sorta di editoriale, che è anche una nuova formula di giornalismo aperto, eccetera. Però è anche vero che difficilmente interagisci, ma è una scelta legittima. Cioè, nel senso che tu fai calare dall'alto il tuo editoriale, la massa ti... Ma non va, faccio calare, dico la mia, però non perché interagisci. Questo è il mio sì, lavoro. Ma dici la tua, ma non ti confronti. Però è uno stile, è una decisione, amica non è... mia, allora... Non contesto. Qui ci dobbiamo intendere. Perché secondo me... Non abbiamo presente le unità che di... Che stai facendo? Vado su Facebook. Ah. Se vuoi vado anche su Twitter. Allora, io ho postato ieri questa cosa, ieri a mezzanotte, sì. No? Questa cosa è stata vista da 1.291.000 persone. È serie B? Ma chi l'ha hit serie B? E allora? E allora di che parliamo? Cioè, io ho detto che sono differenti. Hanno detto la loro, rispondendomi... circa 2.200 persone. Io ho letto fino a iniziare questo nostro incontro. Comunque ti interessa, ho letto tutti i loro commenti. Ma cosa faccio? Rispondo a 2.000 persone? No, per carità. E Cairo, che è editore puro, mi dice: "Ma tu sei scemo?" No. No, cioè, siete allora no, qui dobbiamo intenderci qual è il ruolo di un giornalista. Senti, che ha che interpreta a fondo la sua professione. Proprio voi avete questo ruolo su un social network. Sai dire la è? Sua. Eh no,
è anche ascolta, ascolta, no, ascolta. È anche di ascoltare, di curare la comunità. Ma vuoi che non lo controllo? Ma vuoi, t'ho detto che leggo tutto. T'ho detto che leggo tutto, ma non posso fare altro. Va bene, facciamo fare qualche domanda dal pubblico. Certo. Insomma, su Twitter non ci torni. No, no. Ale, alzo, fermi tutti. Mai, fermi tutti. Mai dire mai. Ah, e questa è una notizia. Mai dire mai, prima cosa. Allora, secondo, la domanda che diciamo faccio così, io è un'altra. Ma vi interesserebbe che uno tornasse su Twitter come fanno molti direttori di giornali? No. O no. Molti politici, staff? No, assolutamente. No. Allora, qui dobbiamo capire chi è che sta su Twitter, davvero? Dei giornalisti, ben pochi. Pochissimi. Italiani. E di quelli che ci stanno, quanti ci stanno per dire... Il mio articolo. Adesso vado alla 7, adesso intervengo sul Regno. Ecco, tra poco sarò a Omnibus. Sì, sì, sono stupendo. Mi può interessare una però cosa. Però posso dire: tra poco sarò sai al mio TG. Il valore della presenza, per esempio, di firme importanti come la tua. Quando si crea quella confusione per cui l'anonimato era una cosa malefica, questa è disinformazione. E invece persone come te possono aiutare a diffondere una giusta visione della cultura digitale. Per questo mi interessava riportarti su Twitter. Comunque se ma adesso torna, scusa. Comunque se torna hai su Twitter grazie a me. 10 secondi. Allora, attenzione che Twitter, però poniamo quello che è successo ieri sera. Uno che su Twitter lo commenta e vai a vedere come è stato commentato il tuo amico Jenny La Garogna. Come si chiama Jenny? A Garogna. A Garogna, no? Una battuta, un larvato commentino. Se tu vuoi commentare davvero quello che è successo, Twitter non è lo strumento più adeguato. Io, che come gli amici sanno sono un posso battutista, un uomo da Witz, come avrebbe detto Freud, anche cercando di analizzare alcuni aspetti profondi del mio carattere e delle mie lacune, no? Io ci sguazzo con una cosa come Twitter. Io faccio i titoli tutti i giorni, quindi so come si comprime un concetto, eccetera. Ma attenzione, che è l'affermazione beffarda fine a se stessa, che vince sul ragionamento, troppo spesso. Io vi esorto, siamo tutti fighi a inventarci la battuta, a fare gli Spinoza della domenica, ma Twitter deve essere qualcosa di più. Twitter è qualcosa di più, che voi non lo sapete, poi te lo insegno io, dopo ti faccio ma come lo insegno? C'è stato un anno capire. Su Twitter, ho fatto il servizio militare lo sai su chi è Andy Carvin? Eh? Lo sai chi è Andy Carvin? Sei? Lo sai chi è Andy Carvin e cosa ha fatto con Twitter? No. E dopo te lo dico. Mamma mia, perché non vedo l'ora. Allora, qualche domanda dal pubblico? Saluti romani là in fondo. Anche qui, qui. Allora, se posso dire... Il primo è stato quel signore accanto a quello che ha la mano a no, quello lì davanti, ecco, quello lì è stato il primo con la cosa bianca. Il secondo è stato quell'altro dietro mentre di lui, si preparano... terzo è stato quello lì. Bravo, e quarto è stato quello. Mentre si preparano mi fai le previsioni sulla come va a finire le europee? Le europee? 32 PD, 27 Movimento 5 Stelle, 17 Forza Italia. Madonna. Le domande? Salve, ed è uno che non era in tutti mi è andato il microfono. I soliti raccomandati, incredibile. Lo ammetto. Allora, innanzitutto volevo fare complimenti al signor Mentana perché a me il suo telegiornale piace, mi piace anche in approfondimento. Dillo con me, più forza. Secondo con... me è fatto bene. Dillo più convinto. In realtà io volevo fare un paio di domande, se non le scoccia. All'inizio... Magari una. Così diamo la possibilità anche a due veloci, ne faccio, faccio due e poi se le vado a rispondere. All'inizio lei aveva parlato insomma che come è successo per altri movimenti come la Lega per esempio o il Movimento 5 Stelle se si parla male vince, ma se si parla bene io suppongo vinca comunque, quindi cosa bisogna fare? Un'altra domanda riguardo, si è parlato anche dei finanziamenti pubblici ai giornali, lei ha detto di essere contrario, però ha detto anche che c'è la fila di quelli che vogliono entrare nel consiglio di amministrazione di Corriere della Sera. Allora io mi chiedo, se si tolgono quei pochi soldi dei finanziamenti pubblici ai giornali, visto che i giornali sono in perdita, non c'è il rischio appunto che i giornali diventino tutti poi di parte, un po' come potrebbe essere anche con le lobby nei partiti? E un'altra domanda, sempre collaterale a questa, sì, terza domanda. È collaterale, se la colpa per cui i giornali sono in perdita è anche magari
Colpa dei telegiornali, magari anche colpa dei telegiornali. Perché? Come se le biciclette vendono poco, è colpa delle automobili? Beh, comunque qualcuno si deve, cioè, la gente si deve informare in qualche modo, se non legge i giornali. E secondo te, tra spendere un euro e mezzo e non spenderlo avendo già la televisione in casa, se uno non vuole spenderlo, come fa? Beh, però l'esempio delle biciclette, le biciclette è un mezzo sicuramente valido, però ci mette molto più tempo. Il telegiornale è un mezzo molto più veloce come l'automobile, anziché il giornale che è valido, allora, però ci mette molto più tempo. Da questo cosa si desume? Che il giornale è una forma di informazione, io lo dico sempre, lo ripeto anche qui, che è addirittura ottocentesca. Alla fine dell'Ottocento i giornali venivano fatti durante una giornata, composti la notte in tipografia e li trovavi la mattina dopo in edicola. 120 anni dopo è ancora così. La questione è che un telegiornale ti fa schifo se non ha una notizia di mezz'ora prima. Tu la mattina prendi un giornale e non ci sono le notizie di quello che è successo dalle 5 di mattina. I giornali quindi hanno una rotta sempre più lontana rispetto ai telegiornali, che hanno l'obbligo di essere attuali fino all'ultimo secondo, aggiornati fino all'ultimo secondo. E la rotta, evidentemente, per non andare in collisione e soccombere, è quella di avere molta più forza di commento, di presa di posizione, di esclusive. Non puoi dire che i giornali sono affossati dai telegiornali o dal web, perché evidentemente, essendo dei mezzi di comunicazione arrivati dopo, hanno tutti i vantaggi della superiorità tecnologica. I giornali devono seguire una loro, perché sennò uno dice: perché devo comprare un giornale e andare a spendere dei soldi in edicola? Questo gesto non lo faccio né sul web né col televisore, e quindi i giornali scontano questo. Poi scontano l'altra cosa: non sono aggiornati e sono chiusi alla sera prima. Vedi quali sono gli aspetti. Non puoi dire che è colpa del tempo che passa. Perché i film in bianco e nero sono meno visti di quelli a colori? La gran parte dei film in bianco e nero, dei vecchi film, sono più belli dei film secondo i critici di cinema. Però un giovane non guarda un film in bianco e nero. Ma che, vogliamo fare la colpa a qualcuno? Questo è l'innovazione tecnologica, il cambiamento dei gusti, il cambiamento degli stili, dei consumi, delle tendenze. Questo è, tu sei un giovane e secondo me io non ti ci vedo la mattina andare all'edicola. Vai all'edicola? Non sempre, perché poi non ho tempo per leggere. Però cominciare, ci vai o no? Non ci vai? Non quando ci vai sono in viaggio, allora, che sono la questione in treno, sì. È colpa del telegiornale? No. È colpa del telegiornale? No. È che non sei nella generazione dei giornali. Ci sono state 6-7 generazioni prima di te che non potevano fare a meno dei giornali, della tua tipologia intellettuale, e tu sei la prima, la seconda ormai, che ne può fare tranquillamente a meno. E questo è il problema dell'informazione. Non puoi dire che l'informazione è l'informazione dei giornali. L'informazione è una cosa sempre più larga in cui ci sono ancora, finché ci sono i giornali. Ma noi dobbiamo arrivare a concepire questa cosa, che poi la bicicletta non è mai morta. No? Però ha cambiato il suo stile. La bicicletta ti serve per andare in campagna oppure in città, nei centri storici. Bisogna sempre trovare un proprio spazio, è brutto dirlo così, ma diciamolo, di mercato. Questo è quello che serve per i giornali. Grazie. Altra domanda? Oh, eccolo laggiù. Dunque, io mi chiedo se forse non ci si dovrebbe porre all'inizio, per capire qual è il motivo anche della crisi, della carta stampata, ma un po' anche della televisione, che cosa sono le notizie. Personalmente io sono uno che effettivamente adesso guarda molto poco, quasi mai, la televisione e legge ancora un po' i giornali, ma sento il bisogno di notizie che nelle nostre televisioni, nei nostri giornali danno le notizie di ciò che accade nel mondo vero, nel mondo fuori dal nostro paesino provinciale, dove cosa sono le dinamiche che regolano l'Asia, l'Africa, là dove avvengono le tragedie del giorno d'oggi. In Italia di questo non si parla quasi mai. Allora, vorrei chiedere al dottor Mantana, che ha vissuto in quell'ambiente per così tanto tempo. Perché? 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 Semplicemente per un motivo, per due motivi essenziali, che la maggior parte degli italiani, come succede alla maggior parte dei francesi, degli inglesi, degli americani, sono interessati a quello che succede nel loro paese. E la seconda questione, che è quella che è decisiva su tutto, è che nessuno ha la forza economica per potersi permettere notizie di prima mano dagli altri spazi, quelli meno illuminati dalla cronaca internazionale, cioè i paesi come l'Africa o le zone come quelle dei continenti africano
o asiatico, al di là del Medio Oriente o delle zone islamiche che hanno fatto più notizia per via delle guerre o dell'offensiva terroristica. E poi c'è un altro motivo. Chi vuole la grande informazione internazionale ce l'ha dai mezzi di comunicazione che si possono permettere l'economia di scala per farlo, cioè quelli che parlano a un'opinione pubblica internazionale nella lingua di riferimento internazionale che è l'inglese. È quello che dicevo prima, ci può essere un Guardian, ci può essere una CNN, una Fox, ma non può esistere una grande televisione internazionale, e infatti non c'è, che non sia di lingua inglese. Non può esistere un grande giornale internazionale che non sia di lingua inglese, semplicemente perché il bacino unico possibile è quello dei lettori o telespettatori di lingua inglese. Gli italiani, l'italiano è una lingua che è parlata soltanto in Italia e nel Canton Ticino, a San Marino e in parte in Albania, per le vie che sappiamo storiche e recenti. Non possiamo, infatti, come vediamo, con tutto il rispetto, stentano a emergere le televisioni all news, perché ne abbiamo ben tre nello stesso paese, tutte rivolte allo stesso bacino d'utenza che sono gli italiani. Evidentemente si devono spartire una torta che è molto molto risicata. Queste sono le motivazioni. Buongiorno. Scusi, dottor Mentana, volevo chiederle, ma uno dei temi che io sento discutere un po' poco... Non la sento bene, deve avvicinare. Uno dei temi che sento discutere un po' poco è quello dello scoop. Io sono di quelli che ha finanziato, per esempio, il Fatto Quotidiano quando c'è stato il momento, ho visto il crowdfunding per servizio pubblico, ho fatto crowdfunding per IJF, perché credo che sia quello che manca al giornalismo adesso, no? Credo che sia quello che faccia i soldi, perché i soldi di solito... Le copie si vendono se c'è qualche cosa di diverso, di nuovo, di ricerca. Certo, io lo do per scontato però, no? Tu non devi soltanto essere indipendente o dare le notizie senza favorire nessuno, devi anche dare delle notizie competitivamente che altri non hanno. Questo lo do per scontato, forse ho sbagliato e me ne scuso a darlo per scontato, ma è ovvio che sia così. E non tirerò fuori il dépliant degli scoop fatti dal mio telegiornale o cose di questo genere, ma è chiaro che quello che pretendiamo da noi stessi e dalle nostre redazioni è di avere delle notizie di prima mano da dare per primi, dopo averle verificate ovviamente, perché poi ci sono tanti scoop che finiscono appunto su quel binario morto che permette a Enrico Letta poi di dire che ci inventiamo le notizie. Però no. Certo, la fragranza dell'informazione è cercare delle notizie che altri non hanno, o cercare degli aspetti delle notizie che altri hanno che gli altri non hanno. Ma il rischio il motivo della crisi del giornalismo adesso in Italia non è un po' il fatto che sono quasi tutti allineati e c'è molta poca ricerca invece, per esempio, di... Ma sono allineati dove? Scusi, allineati fra di loro tendenzialmente. Ma no, cioè... non sono allineati tra di loro. Il problema è che l'Italia è uno stagno molto stretto. Semmai c'è un problema di allineamento economico che deriva proprio da quel discorso che faceva prima quel giovane. Se tutti prendono le provvidenze dello Stato, i grandi giornali, poi è ovvio che allo Stato sono affezionati, certo. No? È ovvio che l'essere antigovernativo gli viene meno facile se dallo Stato e quindi dalla Presidenza del Consiglio e dal sottosegretario che ha la delega sull'editoria che prendono la linfa vitale. Il problema è questo: il Fatto Quotidiano ha un vantaggio, che è nato su un'idea di autosufficienza. E questo rende quel giornale libero, ma anche il Fatto Quotidiano, anch'io sono stato uno dei finanziatori iniziali, anche il Fatto Quotidiano, come tutte le esperienze libere e come tutti i giornali in generale, ha vissuto il riflusso del dopo Silvio negli ultimi 2 anni. Le copie di tutti i giornali sono diminuite. I problemi di cui parliamo non dividono così facilmente e così geometricamente chi sa fare il giornalista da chi non sa fare il giornalista. Un problema di informazione e di ricavi dell'informazione ce l'hanno purtroppo tutti. Io su questo vorrei, scusate se continuo a battere, ma se no ci raccontiamo una favola che è erosia soltanto se non guardiamo alcuni dati della realtà. E finalmente, dov'è che quello davanti? Facciamo altre due perché poi c'è l'altro evento. Cioè, poi c'è. Grazie. Ma chi se ne frega, Cruciani? Ma chi dopo se ne frega? Mi dici cosa pensi delle beffe radiofoniche che portano notizie. No, io penso, lo dico subito. A me piacciono, insomma, ripeto, a me piace divertirmi, ridere, tutte
Non mi piace, e non l'ha fatto solo Cruciani, lo fanno molti giornalisti quando sono querelati, eccetera, di dire no, ma non era giornalismo, era satira, no, non è un programma di informazione, è un'altra cosa. Però nello il bersaglio mobile, non come titolo di trasmissione, nello, non mi, Nello scherzo telefonico a Barca è emersa poi una notizia. Appunto, e la giustificazione di Cruciani è noi non siamo una trasmissione informativa. È un filo molto difficile, ci sono equilibristi che ci riescono, però il problema è che noi siamo sempre a favore della libertà di informazione, no? E quindi viva Cruciani, viva lo sberleffo, però noi sappiamo che poi a volte noi abbiamo troppo il coltello dalla parte del manico. Io ripeto, sto dalla parte di Cruciani, sto dalla parte di Parenzo, non lo so, non so se ho rovinato la vita di Barca oppure no. Se chi se ne frega, bene, ma mi restano sempre questi arrière pensée, lo dico francamente. Poi tu hai appunto, così come mi porto dietro sempre la responsabilità, dando spazio al metodo di Bell, eccetera, eccetera, quante persone ho spinto a usare quella cura alternativa e dove le ho spinte quelle persone, dove sono adesso? Uno deve sempre pensare alle conseguenze di quello che fa. Il chi se ne frega è ribaldo, è divertente. Certo. Quando è ribaldo, anche se non ti piace questo. I ribaldi anonimi. Quando è ribaldo ci fa ridere sempre. Non sempre però è condivisibile. Scusa. L'altra domanda? Salve, vorrei chiedere al signor Mentana come mai i quotidiani italiani non puntano sull'internazionalizzazione e quindi sull'inglese, pubblicare anche in inglese in modo tale da poter aumentare quindi i profitti, se si nascondono dietro il dito della perdita di identità che si può avere, oppure se è semplicemente un fatto di impreparazione o di costi. Ma in realtà nessun giornale ha la forza per farlo, non ha neanche, cioè i giornali peraltro, molti giornali trasmettono, hanno già soprattutto via web un'edizione in inglese, ma detto francamente, io che sono un operatore dell'informazione, quando vedo degli articoli anche di grandi giornali stranieri sul mio paese, so come vengono fatti, ho stima, amicizia per i corrispondenti stranieri in Italia, ma copiano i nostri giornali o parlano col primo che si trovano davanti alla sede della stampa estera, spesso sia dei absit in iuria verbis. Però non è che io, se fossi un cittadino inglese, leggerei il Corriere della Sera in inglese per sapere cosa succede in Inghilterra, se è questo che mi interessa. Non lo leggerei per sapere le cose internazionali, perché il Corriere della Sera non ha la forza, la massa critica per avere notizie internazionali più forti di altri paesi, se non in casi particolari. E questo vale per tutti i giornali italiani. Non è un problema che non sanno le lingue i giornali italiani. Il problema è che i giornali italiani sono italiani. È inutile che stiamo a girarci attorno. È la questione delle, quando uno dice ma perché non reggiamo la concorrenza? Perché ci sono 1.400.000.000 di cinesi che ovviamente hanno una massa d'urto che, rispetto alla quale siamo un fuscello. Non è colpa nostra, bisogna ridimensionare obiettivi, ambizioni. Potrei parlare anche della nostra casta, quanto ha succhiato nel corso dei decenni la casta dei giornalisti e come forse la rigidità proprio della professione giornalistica e dell'occupazione giornalistica abbia favorito chi è già seduto e sfavorito chi va al suo posto. Non è solo un discorso che catturerà sicuramente il favore dei più giovani. Un'industria anche giornalistica in cui l'età media è di 50 anni non sa parlare a una parte del pubblico e quindi perde una parte della potenziale clientela professionale. Questa è la questione di fondo, che non vale solo per il giornalismo in Italia, vale per tutti gli ambienti imprenditoriali. Perché non è che qui non abbiamo Cupertino, non abbiamo la Silicon Valley. Qui abbiamo comunque delle aziende che sono tutte rette da persone in là con l'età e che non hanno dato luogo a un ricambio che sarebbe funzionale come linfa vitale rispetto alle nuove tecnologie, al nuovo modo di essere del mondo, alla globalizzazione e all'interesse dei nuovi possibili potenziali clienti che sono i giovani. Queste sono le questioni di fondo. Detto questo, poi non è che il Corriere della Sera o la Repubblica, se fossero in inglese, avrebbero più pubblico. Avrebbero un raddoppio di costi per una serie di cose, ovviamente, perché non ti basta tradurre, sai, a uno sapere di, con tutto il rispetto, di Schifani in inglese non gliene frega niente, no? Hai bisogno quindi di trattare altre cose e quindi questo vuol dire altri
investimenti, altri impegni, altre sedi di corrispondenza. Vuol dire più soldi senza nessuna certezza di più ricavi. Ultima domanda. No. Quello resta, guarda, incredibile. Ce l'ha. No, no, non Cecilia. Direttore, si giri per favore a destra, a destra, a destra, a destra. Ma a destra, siamo a livello di casa Pound, sei destrissima. Solo una localizzazione. Dunque, innanzitutto le volevo chiedere, collegandomi anche a una sua polemica di qualche tempo fa, il ruolo delle autorità garanti delle comunicazioni è più nocivo o più salutare alla libertà dei giornalisti? Ma la questione di fondo è che se non ci fosse un'autorità garante, se non ci fossero delle regole, ognuno farebbe come gli pare, che sarebbe la cosa più normale in un paese in cui comunque c'è uno spettro di informazione amplissimo. La questione di fondo è che dal 1994 noi abbiamo un player nella politica e nell'editoria che ha appunto il doppio ruolo e che è ovviamente Berlusconi. Questo ha reso necessario quella legge abominevole che è la par condicio. Io l'ho chiamata una legge stupida, qualcuno ha detto adesso hai detto che è stupida. Io ho sempre definita stupida, ma nel senso di stupido che è stato dato ai parametri europei da Romano Prodi, che disse i parametri europei sono stupidi, ma in che senso? Che non vedono, no? Che si applicano automaticamente. Magari c'è un paese che ha avuto... C'è un paese che ha avuto un terremoto devastante e quindi ha i conti più in rosso per le necessità della ricostruzione e per la perdita imprenditoriale e umana che c'è stata. E cosa fai? Gli applichi i parametri? Ecco, in questo senso i parametri sono stupidi. Nel senso che se il politico X violenta una vecchietta, no, ne parli per tutto un telegiornale. Hai favorito quel politico? O lo hai sfavorito? E come funziona il tempo di parola? E se gli fai dire fatalmente la sua, ha parlato per 10 minuti, quindi è stato favorito? Ma si è dovuto difendere da un'accusa infamante. Come funziona? Ecco, le leggi della par condicio sono stupide perché non sanno valutare la sostanza, il peso delle cose. Noi siamo stati sanzionati, spero che lo ritirino proprio in questi giorni, la sanzione dalla AGCOM, dall'autorità garante delle comunicazioni, perché abbiamo trasmesso la conferenza stampa degli 80 euro. Sì. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo alle 6 del pomeriggio favorito Renzi facendo sentire la conferenza stampa? Ma quindi cosa dovevamo fare? Poi tutti i giorni una conferenza stampa di Alfano, una di Berlusconi, una di Grillo, una di Tsipras, tutte sugli 80 euro per alle 6 del pomeriggio? Quello è l'unico governo che ha fatto quella cosa e di cui poi ovviamente abbiamo fatto sentire le reazioni positive e negative. È possibile che quello debba pesare come se fosse un telegiornale di un'ora trasmesso alle 8 di sera? Questa è la logica stupida della par condicio. Ma al di là del fatto personale, di cui veramente chi se ne frega, a cominciare da me, la questione di fondo non è quanto parli, è come parli. La Repubblica ha parlato di Berlusconi per 20 anni quasi tutti i giorni col titolo d'apertura. È un giornale filo berlusconiano. Il Fatto Quotidiano ha parlato per i primi 2 anni della sua vita solo esclusivamente di Berlusconi. È un giornale berlusconiano? No, di certo. E allora che cos'è la par condicio? Che cosa deve essere? Deve essere una cosa per cui dobbiamo tenere a bada le reti di Berlusconi, cioè le reti Mediaset, perché non favoriscano troppo Berlusconi? Allora facciamo una legge soltanto per le reti Mediaset. Ma lasciamo in pace l'informazione, perché io poi ho il diritto, se è la prima volta che parla Grillo, di intervistare Grillo per un'ora senza che gli si dica hai fatto parlare troppo Grillo, perché non è la stessa cosa che intervistare, con tutto il rispetto, Alfano per un'ora. Scusate, dopo di me c'è... Processo alla zanzara. Ma chi se ne frega, dai, andiamo avanti. Fantastico, stiamo trollando dal Ci sono vivo dei ragazzi. Assolviamo la zanzara, assolviamo. No, ma fuori c'è la fila per questo. Immagino. Ma quale fila? Saranno 4 gatti. Ci sono le persone fuori, vedi. Ma ci sono ancora quelle di prima. E dai. Sono quelli del Perugia, dai. No, sto scherzando. No, però torni l'anno prossimo e la facciamo di 1 ora e mezza, anche 2 ore, sta cosa. Senti, la chiudiamo con tipo ti piace o presepe, no? Ti piace? O presepe, no? Ti ricordi De Filippo? Come no? Ti piace o presepe, no? Torni su Twitter.
Ma è bellissimo, perché ci tornerà secondo me. Ma non è la questione, è un'altra, e con quel tuo sorriso tornerei ovunque, anche a Perugia. Ma non è la questione questa, cioè Twitter è una cosa, è come dici, scusa, poi si lamenta dei mi troll, scrivi tre cioè... articoli al giorno per il mio giornale, e sì, uno te lo dice con un sorriso, uno è portato a dire ma Twitter è un impegno, è una cosa seria, non è dai, c'è già un account mitraglietta pronto. Un account mitraglietta. Si chiama mitraglietta, secondo me. Te lo delego. Staff, mitraglietta staff. Grazie. Grazie. Sei disponibile ad andare di là se vogliono farti qualche intervista, qualche cosa? Chi vuole fare... Chi vuole proseguire la discussione si può andare di là e sfinirò di là, tutti. Tu. Sì, sì. Dimenticate, è arrivato mo. No, 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 lì di lato. Allora, l'uscita è davanti alla porticina, davanti, dove davanti allo schermo. Grazie. Si prega che di uscire tutti quanti, per favore, grazie. Possibile, nel senso che hanno dato plasticamente l'idea di uno Stato che non si fa rispettare, che non sa prendere le sue decisioni, che scende a patti, lasciamo perdere gli applausi, che scende a patti con i rappresentanti degli ultra delle tifoserie. Allora, in pochi secondi, primo, nessuno discute il pieno diritto dei tifosi di andare alle partite, di festeggiare, di fare il tifo per la squadra, e da un punto di vista calcistico il Napoli ha meritato di vincere la partita. Quindi fuori dal discorso sportivo andiamo al discorso di ordine pubblico e soprattutto etico per quanto riguarda il ruolo delle autorità dello Stato. Non si può vedere in diretta, 8 milioni e mezzo di persone erano davanti al televisore, non si può vedere che rappresentanti dello Stato vanno a confabulare con un rappresentante degli ultra, che peraltro sta dove non si dovrebbe stare, cioè a Cavalcioni, esatto. Anche quello è strano. Dove avete visto un signore che ha una maglietta con la scritta speciale libero, cioè che chiede la libertà di un uomo che ha ucciso un agente di polizia. Guarda, allora, non si può pensare, è incredibile. Non si può pensare che tutto questo avvenga davanti al Presidente del Senato, che è l'ex super procuratore antimafia, che è l'ex procuratore di Palermo e che non può non sapere chi è Speziale e chi era l'agente Raciti, perché tutto questo accadde fuori dal Cibali, lo stadio di Catania, prima o durante, adesso o dopo, non ricordo, un derby tra Catania e Palermo. E allora... il Presidente del Senato, che poi si fa intervistare nell'intervallo della partita, dice ero tentato di andarmene, ecco, non è ero tentato di andarmene, può dirlo uno spettatore degli spalti, non può dirlo il Presidente del Senato, che peraltro è lì per dare la coppa al vincitore. Tutto questo, vedere Grasso e Renzi insieme alle autorità sportive nella tribuna d'onore dello Stadio Olimpico, mentre succedeva tutto questo, ha dato un'idea di resa dello Stato. Ripeto, poi... Che avrebbero potuto fare però Grasso e Renzi? Che avrebbero potuto fare? Innanzitutto, o si gioca la partita o non si gioca la partita. Non si va a trattare... Cioè, lo Stato, che ha accusato di fare la trattativa con la mafia, no?
lo Stato che sdegnosamente respinge questa accusa. Poi si fa trovare in diretta televisiva su Rai 1 a mandare gente, ci sarà in strada tutta la popolazione, il popolo bianconero, perché la Juve ha rivinto lo scudetto. Che cosa gli dici? Aboliamo il calcio. Diciamo più semplicemente, uno Stato che si fa rispettare abolisce la satrapia del tifo degli ultra negli stadi. Allora dice, finisce il campionato adesso, bene, che viene, ma scudetto, retrocessione, eccetera. Poi ci sono i mondiali e nel frattempo si lavora tutti insieme perché dalla prossima stagione chi vuole può andare allo stadio senza paura di incontrare uno che è uno dei capi del tifo giallorosso che spara ai tifosi avversari mentre stanno andando allo stadio, o sulla balaustra lì che separa gli spalti dal campo, Jenny a Carogna, gli altri che ti dicono quando devi applaudire o se la partita si gioca o no. Allora ci vuole la cesura, ma è inutile dire il calcio è diventato una cosa, perché poi tutti questi qui si divideranno in coloro che sognano di andare a fare gli inviati ai mondiali in Brasile e quelli che ci andranno davvero, e si dimenticheranno le frasi fatte di oggi. Senti, io ho letto l'ultimo tuo articolo su Vanity Fair, tu dici l'Italicum di cui stiamo discutendo molto probabilmente, se Grillo vincerà significa arriverà secondo, no? Raggiungendo anche un 30%, si parla addirittura 28-30%, dici dell'Italicum ci dimenticheremo. Perché? Perché è stata tarata una legge su una forma anche di debolezza dei partiti, cioè la legge in base a come stanno i partiti. Io su questo ti faccio due domande. Sì. Una, nel tuo libro Passionaccia, raccontando come voi racconti come voi giornalisti non vi siete accorti di quello che stava succedendo con Berlusconi quando lui poi ha deciso di impegnarsi in politica. È successo anche con Grillo? Certo che sta è successo. Succedendo anche con lui. Ma con lui sta succedendo nello stesso modo che accadde per Berlusconi. Non lo si vide e non lo si volle vedere e si criminalizzò chi lo auspicava. Posso fare una parentesi? Certo. Su questo ti chiedo un parere. Io ho visto delle strane convergenze in questo, cioè ho sentito Carlo De Benedetti dire che Grillo è un populista fascistello. Vauro ha fatto la vignetta in cui dice sento puzza il Movimento 5 Stelle di fascismo e Berlusconi poi, che lui è sempre più grande di tutti, ha detto Grillo è Hitler. È abbastanza pesante, no? Convergenze strane e abbastanza pesante. Beh, siccome sappiamo che nella scala del male dopo Hitler ci sono soltanto le creature sovrannaturali, il diavolo, evidentemente è chiaro che si sta criminalizzando il Movimento 5 Stelle. È chiaro che il Movimento 5 Stelle ha una forma di propaganda politica che dice noi siamo gli unici puri, gli altri sono corrotti, sono... Posto. Vado bene qua. Da che parte? Tu di qua. Ma tu perché c'hai il gelato? Io ho il gelato perché odio le cuffie. Ah, ok. Io ho il gelato perché odio le cuffie. Ma si fa pure l'intervista da solo. Io sono convinto. Me ne vado. Era solo perché... C'è questo con la scaccia zanzare che... Va bene, allora questa è la Twitter intervista, giusto? Sì, un po' intervista, un po' Twitter, un po' il pubblico ovviamente in sala. Perfetto, allora buon proseguimento, io sono riuscito ad arrivare, ho fatto quello che dovevo nonostante il Perugia abbia vinto, cioè per fortuna il Perugia abbia vinto e tutta la folla fuori, le macchine, ce l'ho fatta. Vai, ce cosa li vai che a ci salutare? Interessa tantissimo. Fai, svolgi un ruolo sociale, vai a salutare quelli che sono ancora in fila fuori, fanno entrare, perfetto, perfetto. Va bene, grazie. Vi intrattengo per più di poi ricominciate da capo. Sì, facciamo due turni. Adesso facciamo il una primo turno, poi entrano gli altri. Una volta l'abbiamo fatto. Veramente? Con Fabio chi? Volo. Eh? Con Fabio Volo. Stai dicendo che il direttore è meno di Fabio Volo? Va bene, buon proseguimento. Scusate, rifatto. Grazie. Perché ho rovinato l'ingresso. Enrico Mentana. Allora, buonasera, primo incontro, credo riusciamo a cominciare esattamente l'orario preciso, quindi sono contenta. Il prossimo no, perché prossimo ci saremo no, noi che... Anche perché ce lo siamo messo proprio come obiettivo di ritardare l'evento di Cruciani, quindi... Esatto. Io partirei con una cosa di cronaca anche molto pesante, con te voglio un commento di quello che è successo ieri all'Olimpico e delle polemiche che ci sono state
sulla copertura giornalistica di quello che è successo. Non giudico mai i miei colleghi, prima cosa. Okay. La copertura giornalistica è sempre criticata, chi lavora in diretta è sempre criticato da chi da casa comodamente dice io avrei fatto meglio, quindi mai fare questo tipo di critica, è molto facile guardare e vedere delle cose che uno che sta parlando magari non riesce a vedere perché gli stanno passando un foglietto, quindi attenzione sempre alle critiche troppo facili rispetto a quello che vedete nel lavoro giornalistico altrui, primo. Secondo, sono ben altre le critiche che vanno fatte, non ai giornalisti. Le critiche vanno fatte innanzitutto alle autorità, ecco, che ieri hanno fatto il peggio, di cui si vede a occhio nudo che non ha studiato a Oxford degli esponenti degli ultra, delle squadre di calcio. Tutte le squadre, le società di calcio tollerano che il tifo organizzato sia in mano a persone che evidentemente considerano il tifo organizzato come un'estensione agli anni 2000 di come erano purtroppo i gruppi paramilitari della fine del secolo scorso. Terribile. Ecco, perché questo sono organizzazioni che hanno da loro un tipo di disciplina e anche di ricorso alla violenza che mal si concilia con quello che era il ricordo di una volta quando allo stadio ci andavano le famiglie. Io lo dico sempre, quando ero ragazzino a 12 anni andavo da solo allo stadio. Non manderei mai oggi un bambino di 12 anni allo stadio. Che cosa è cambiato? Due cose ovviamente, che il tifo si è fatto molto più sedentario, nel senso che le partite ti arrivano a casa col satellite ovviamente, e l'altra cosa che in realtà va di pari passo con questa, che i vuoti sono stati in realtà totalmente riempiti da un tifo organizzato che è molto feroce in alcuni casi, che spesso ha anche dei ritorni economici perché gestisce il merchandising ufficioso delle società, la circuitazione dei biglietti, l'organizzazione economica delle trasferte. Insomma, non è soltanto, come dire, un tifo un po' esuberante, è anche un suo business. E allora questi sono gli aspetti che ci riguardano tutti, perché poi ci sono leader politici che hanno costruito 30 voti in più con 100 dichiarazioni, che poi rischiano di screditarsi in una giornata, in una serata, davanti a 8 milioni e mezzo di spettatori e all'Italia intera, poi subito dopo, per aver fatto vedere che lo Stato balbetta di fronte a Jenny Agaronia. Non è possibile, non è possibile. Fine. Senti, e dei tuoi alcuni colleghi, alcuni giornalisti hanno detto il calcio italiano è una vergogna da chiudere. Sì, sono gli stessi che poi magari oggi sono andati a vedersi la partita, cioè i giornalisti amano le iperbole, no? Amano dire no, ma sì, chiudiamo. È una formula di populismo giornalistico. Ma è una forma di spara la grossa così prendi il titolo, spara la grossa così ti applaudono, spara la grossa e così la spari più grossa di quell'altro e sei più popolare di lui. Cioè il calcio evidentemente, vedo molti giovani, la gran parte di loro sarà appassionata sanamente di calcio, mentre parliamo si sentono le trombette del festeggiamento più che legittimo dei tifosi del Perugia che è tornato in Serie B. Che cosa vogliamo dire? Aboliamo il calcio oggi, adesso, a Torino, servitori dello Stato a chiedere a Jenny Agaronia se si può giocare la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. Ma cioè, cosa bisogna fare? O si gioca una partita o non si gioca una partita. Non si va a parlamentare con le tifoserie organizzate. Poi io se fossi un tifoso del Napoli sarei stato sdegnato nel sapere che altri tifosi che stavano andando alla partita erano stati presi a revolverate da uno che poi si è scoperto peraltro era un esponente del tifo organizzato della Roma. Cioè, certo, posso capire soggettivamente l'arrabbiatura, il lutto e tutto quello che può passare nella sensibilità di tifosi, però non si va da Jenny Agaronia a chiedere scusa, ti spiace se diamo luogo alla finale della Coppa Italia? Cioè siamo un paese che vanta di essere uno dei paesi del G8, la terza economia dell'Europa, la seconda industria dell'Europa, il paese di Beccaria, poi che cosa siamo? Il paese in cui si va a chiedere a Jenny Agaronia. Lo faccio dire a Arianna perché conosce la lingua. Traduco. Non si fa. Questo con molta chiarezza. Però questo porta a un'altra cosa che mi ha fatto arrabbiare ancora di più. Noi possiamo amare o non amare
l'inno di Mameli, ma non si può vedere che un intero stadio fischia l'inno nazionale italiano durante la finale della Coppa Italia. Poi se arrivano due, che so, slovacchi, portoghesi, ugandesi, che con la loro squadra in trasferta a Roma fischiano l'inno italiano, dice scandalo, ci hanno fischiato l'inno. Ma come siamo noi che fischiamo l'inno di Mameli? Ti posso dire una cosa ancora più grave? Io ho saputo adesso che il sito Fanpage ha dovuto rimuovere un articolo che diceva più o meno le stesse critiche che hai detto tu qui sullo Stato, che è perché minacciati dai fan club del Napoli, per dire la situazione qual è. I fan club del Napoli hanno soggettivamente, ripeto, il diritto di dire, primo, quello che hanno detto, minacciare, che no, siamo stati, che era una situazione, vogliamo vedere voi come si sareste arrabbiati, tutto il diritto soggettivo. Io non ce l'ho neanche con Jenny Agarogna, non ce l'ho. Quello non è diventato ieri il capo del tifo organizzato dei Misfits, come diavolo si chiama. Quello c'era già prima e ci sarà ancora a fare quello. E non è l'unico esponente, diciamo, che